Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design. Attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Amici telespettatori, la trasmissione del sabato sera dedicata ai fatti della settimana, ma che riprendono ciò che abbiamo posto all'attenzione, alla vostra attenzione anche ieri sera. Vuole essere un excursus logico di questo nostro dire, perché spesso il tempo è tiranno. Apriamo questo 60 News con un momento di grande riflessione. Perché dico questo? In passato abbiamo discusso a più riprese, ore e ore, per quel che riguarda il problema delle autonomie regionali. Abbiamo sottoposto alla vostra attenzione quali erano i principi che venivano ad essere posti. Abbiamo principalmente voluto soffermarci su quelle che erano le richieste di autonomia per il nord, principalmente da parte del governatore del Veneto, il governatore della Lombardia, di quelle regioni che volevano principalmente usufruire di aspetti normativi voluti da leggi dello Stato. Nel Mezzogiorno d'Italia, in un primo momento, erano state poste delle variegate interpretazioni sul presupposto che quelle norme dividevano di fatto il nostro paese a vantaggio delle regioni ricche che diventavano sempre più ricche ed un sud che diventava sempre ancora più povero di quel che oggi appare. Fatto sta però che nel proseguo di quelle nostre puntate abbiamo notato che anche da parte dei governatori del sud venivano avanzate delle richieste volendosi avvalere di quelle norme che la legge poneva all'attenzione delle realtà regionali. Ma l'autonomia chiesta per il nord, dice De Falco del Movimento 5 Stelle, rischia di spaccare il paese che il Parlamento deve discutere. I settori cruciali come la scuola,
ognuno avrà i suoi programmi di studi dell'allievo veneto, saranno diversi da quelli che possono essere i problemi dello studente calabrese. La scuola non può essere oggetto di interpretazioni o di porre variegate interpretazioni. I programmi sono nazionali, ben inteso che anche oggi le singole scuole possono valersi di una percentuale, che è il 15%, del monte ore da porre a mo di percorsi differenziati, avallati sicuramente dal collegio dei docenti, resi validi da norme approvate dal consiglio d'istituto, ma nello stesso tempo veniva ad essere garantita una maggiore autonomia di quello che era l'aspetto della scuola stessa. E allora questo pressing delle regioni, la frenata del Movimento 5 Stelle, s'appariranno detta da persone che nei lavori ci operano come uno dei primi momenti di urto, uno scoglio che dividerà sicuramente il nostro Parlamento. Le autonomie sono uno dei primi scogli del 2019, ma mentre noi parlavamo di questo sudicio che veniva ad essere quasi quasi fagocitato da quelle che sono le realtà più ricche del nostro paese, trova anche oggi più che mai una visione diversa, ed anche i governanti regionali del sud cercano di individuare alcuni percorsi, di intraprendere alcune iniziative, ponendo all'attenzione del governo centrale aspetti normativi di autonomia regionale, e il caso vuole che anche in Calabria si parla e si interpreta questo fenomeno. Vedete come nella sostanza cambiano i tempi, mutano le situazioni, ciascuno interpreta a proprio modo quello che prima aveva visto come un sistema di rottura, oggi invece lo interpreta in maniera del tutto opposto e pone all'attenzione della politica della propria regione aspetti e vie da seguire. Anche in Calabria oggi si cerca, si intravedono alcuni spiragli di ipotesi di autonomia. E allora le tensioni della maggioranza tra la spinta del nord leghista e i timori del movimento del sud rischiano di scontrarsi. Fatto sta che non c'è mai pace, non c'è mai quiete in questo nostro paese, e la politica, o le acque della politica, anziché essere limpide, terse, cristalline, diventano sempre più offuscate da interventi che annebbiano le nostre prospettive. In buona sostanza, quello che era male, male ieri, oggi è buono, ognuno interpreta anche le norme a proprio uso e consumo. No, io devo dire una cosa. Il vulnus è stato creato nel momento in cui nel lontano 2001 ormai si è fatta la riforma costituzionale. Quella è stata un grande errore. Allora il D'Alema che oggi parla dovrebbe riferirsi anche al D'Alema di allora, pensando di contrastare la Lega, hanno tentato quella riforma che è poi un articolo 116, che è la parte degli articoli del regionalismo che sono illeggibili rispetto invece a quello che loro erano anti riforma. Quindi già risale al 2001.
Poi abbiamo avuto il famoso referendum delle due regioni, il Veneto e la Lombardia, il famoso referendum del 22 ottobre, dove, devo dire la verità, allora una parte dell'intellettualità meridionale ha assunto un'iniziativa non sostenuta purtroppo come dovuto dalla certa parte della politica. Poi si è giunti alla firma dell'accordo, no? Che c'è stato nel governo Gentiloni a febbraio scorso su cinque materie, perché le materie della firma decennale che c'è stato col governo Gentiloni, che attuava in materia di competenza concorrente alcune materie, appunto, di trattazione regionale, è stata sottoscritta e prevedeva appunto l'accordo su cinque materie. Oggi il Veneto e la Lombardia chiedono 23 materie, basta vedere di cosa si tratta, no? Per esempio la Lombardia e il Veneto chiedono la gestione delle risorse per 23 materie come tutela della salute, lavoro e commercio estero. L'Emilia Romagna, che non ha scelto la via del referendum ma quello della trattativa con lo Stato, si ferma più sulla qualità dei servizi che sulla competenza, chiede su 15 materie come politiche per il lavoro, ricerca e innovazione, istruzione e sanità, maggiore competenza, anche se non mette in dubbio il fondo perequativo riservato alle regioni, meno sviluppate. Il Piemonte su 12 materie chiede, che sono territorio, protezione civile, infrastrutture e politiche sanitarie. La Liguria su 12 materie come porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione e commercio con l'estero. Ci stanno anche regioni meridionali. Ormai le uniche due regioni che non chiedono più e che si stanno cingendo le altre regioni, Piemonte è candidata anche la Calabria, le uniche regioni che stanno bene così come sono soltanto due, Abruzzo e Molise. Il resto tutti quanti chiedono materie di competenza. Cioè, e in questo ginepraio, come mutuano le posizioni a seconda della circostanza. Ieri no, poi ni, e piano piano arriveremo a allora, sì. Cioè, noi non abbiamo molte volte polso fermo. Più di una volta seguiamo le mode, le tendenze e ci facciamo sfuggire quelle che sono le nostre effettive prerogative. Allora, ma il problema qual è? Il problema è che si parte da un concetto di virtuosismo, cioè il concetto può essere anche… E poi come viene girato. Poi viene invece come viene gestito è altra natura. Pensa per esempio a quello che avverrà nell'istruzione. Allora, per esempio, per quanto riguarda l'istruzione è una materia, una delle materie delle materie di competenza esclusiva dello Stato nella Costituzione, anche nel testo riformato della Costituzione, perché per quanto riguarda sanità, scuola, sanità, queste sono di materie che possono essere però l'istruzione, la regione avrebbe la competenza su istruzione e formazione professionale e potrebbe definire l'organizzazione degli istituti tecnici e superiori per lo sviluppo delle relazioni tra le scuole, le università, le imprese. Con le università potrebbe attivare percorsi per favorire lo sviluppo del territorio e infine dovrebbe costituire un fondo per l'edilizia scolastica. Ora, quando si dice che una cosa è dire che la materia è di competenze dello Stato e qui invece competenze dello Stato sarebbero gli organici, tutto sommato, però il resto della materia è tale per cui se si venisse a un regionalismo così a velocità variabili, saremmo nelle condizioni allora, di poter gestire anche quelle piccole cose. Aspetta. Il problema è l'edilizia scolastica, aspetta. Come la gestisci? Allora, ma se si arriva, come si prospetta, a un regionalismo a virtuosismo variabile, nel senso, e di fatto sarà così, le regioni più virtuose avranno un'istruzione, una sanità che sarà definitivamente definita virtuosa anche come percorso, gli altri arrancheranno come stanno arrancando. Ma tu pensa un attimo,
quando la materia dell'istruzione tecnica superiore è professionale, quella professionale è già di competenza regionale, tranne quella professionale statale, ma verrà ad essere inglobata nella competenza regionale. Pensa tu che tipo, vista le esperienze che abbiamo avuto con la sanità, che cosa tipo allora, ora, questo in un momento in cui lo Stato avesse avuto quella solidità e quella consistenza, allora si poteva benissimo discutere anche di questa materia. Ma nel momento in cui si stanno sviluppando da almeno 20 anni una competizione ad accaparrarsi le risorse e ad arrivare ad escludere quelle aree del paese storicamente indietro, questa sarà la fossa che comprimerà e affosserà ancora di più il sud. Non fa altro che ripercorrere e rispecchiare se stesso. Ma verrà certificato, io non so che cosa, è una zona povera, allora, era più povera, mi pare che da questo punto di vista le due regioni Molise e Abruzzo, per quanto piccolo, siano due regioni sensate, che non siano, mentre gli altri, pur di partecipare a questo circo mediatico, perché in un determinato modo sarà un circo mediatico, stanno tentando di entrare in competizione, non so su quale materia, una regione come la Calabria, la regione Basilicata, la regione Campania, anche la Campania nella sanità chiede la competenza regionale. Abbiamo visto l'altro giorno sanità, fatto delle forniche, allora, la sanità campana, che con la sanità calabrese sono, come si suol dire, pure un muro cospitale, no? Ora, in questa materia come si fa a chiedere un regionalismo quando bisognerebbe implorare un aiuto esterno definitivo? Ora, questo allora farà sì che proprio nel momento in cui lo Stato è più debole, allora sfuggerà sicuramente di mano il minimo criterio unificatore dello Stato. Per questo è allarmante quando si parla di questa materia e non si ha presente la drammaticità della situazione dell'unitarietà dello Stato in questo frangente, allora vuol dire che si è degli irresponsabili. Ma ricordi benissimo che eravamo presenti in quel bel convegno che si è tenuto nella sala consigliare del comune di Siderno per quel che riguarda quell'aspetto normativo che a tutti era sfuggito, tranne a pochi, che quelle indicazioni che provenivano dall'opulento Veneto scaturivano da norme nazionali che consentivano alle regioni di potersi avvalere di aspetti normativi per chiedere l'autonomia su alcuni aspetti, allora, di propria competenza. Allora, ma tu devi mettere tutto a confronto. Ora, c'è un'altra notizia, no, che non prendiamo, ma da qui a 3 anni sono previsti tagli nella pubblica istruzione, ma l'abbiamo visto qui per 4 miliardi, no? Ecco, sono i tagli. Scuola 4 miliardi di tagli, penalizzato il sostegno tra le altre cose. 4 miliardi. Marco Mussetti e il ministro del giro attuale. Fermate un attimo, se nella prospettiva lo Stato taglia, allo Stato inteso in senso nazionale, taglia 4 miliardi alla scuola, che è il secondo taglio più forte che viene dopo il primo taglio operato dal governo Berlusconi Tremonti, che tagliò 8 miliardi. Questo è il secondo taglio più incisivo e nessuno si ribella. Ora, tu pensi che da un lato si taglia per i fondi alla scuola a livello nazionale, dall'altro le regioni, giustamente più virtuose, chiedono che la materia venga di loro competenza. Qual è il risultato che ne può derivare? Da noi non possiamo minimamente muovere un Io non lo so. Nel momento in cui quello che era stato avviato, tipo i fondi per l'edilizia scolastica, vengono tagliati, allora è chiaro che chi ha gli edifici in uno stato pietoso continuerà ad averli peggio, e no, troverà le risorse per metterla a posto. Cioè, io dico soltanto, ma mi riferisco principalmente alla nostra regione. Nel momento in cui noi non siamo nelle condizioni di gestire il gestibile, andiamo a porre principi di autonomia regionale su alcuni
aspetti che non siamo nelle condizioni di poter gestire. Ma infatti, questo cioè, la nostra regione è una regione talmente diversificata, di un territorio così equidistante, che ci lascia intendere le difficoltà che si vanno ad incontrare nel momento in cui non si è poi nelle condizioni effettive di poter gestire quella materia. Ma comunque, e la scuola questa, è una di queste. C'è questa vento regionalista, non so come verrà affrontato. Ma fino a quando, dicevamo, lo pongono regioni virtuose, dobbiamo limitarci con l'orario. Di destra o di sinistra, mi riferisco il Veneto, la Toscana, l'Emilia. E allora il problema è diverso, a destra e a sinistra riescono a percepire quella scia di interventi che pensano di poter dare utilità alle loro regioni. Ma quando parliamo del sud, ma pure la stessa Puglia, ti ricordi che dopo pochi giorni di quella ventata di novità il governatore della Puglia dice e chiede interventi in materia di autonomia, e a questo punto bisogna riflettere e bisogna porre la dovuta attenzione, perché passi falsi poi sarebbero come si dice, deleteri per la crescita di la scuola in Calabria, per esempio. Amici telespettatori, abbiamo voluto perché porre ed iniziare questo tipo di discorso sul presupposto che il tempo ieri è stato tiranno, ma era necessario porre l'attenzione, poiché i giornali parlano in maniera diversa e con approfondimenti su quella che è la realtà regionale. Il nostro intendimento era invece quello di parlare e di vedere alcuni aspetti del Natale, perché le feste ormai, con l'Epifania, ogni festa si porta la stessa festività, le porta via, vedere che cosa stava avvenendo nell'ambito delle nostre realtà locali. Andavamo a rileggere alcuni aspetti, anche perché avevamo mutuato e scelto alcune esperienze natalizie. Sì, passiamo dall'autonomia, passiamo alle feste della Natività, il tutto ci pone nelle condizioni oggi di dirvi, amici telespettatori, andiamo e rileggiamo, lasciamo da parte la politica, andiamo e rileggiamo alcuni aspetti che hanno caratterizzato il Natale nelle nostre realtà locali. Partiamo con un'immagine che abbiamo di proposito regionale in registrare in un paese dell'interno della Vallata del Torbido, a Mammola, perché tra le varie feste il Natale, la festa delle capanne e poi quel piccolo presepe vivente ha animato la comunità, tutti si sono rivisti in quella notte magica, in quella verità che attraverso il bambinello Gesù è venuto in mezzo a noi per poterci schiarire pagine di una nuova civiltà, di una nuova religiosità, di una nuova cultura e perché no anche di una religiosità popolare, attraverso le immagini per fare contenti gli amici di Mammola. Vogliamo porre allora alla vostra e alla nostra attenzione alcuni aspetti di quel presepe vivente. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen.
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. A lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more. You better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Sì, il Natale a Mammola, che vede anche la seconda edizione del Presepe Vivente qui nel cuore del centro storico, qui in Largo Don Cesare, per rivivere delle scene e delle ambientazioni appunto del Presepe Vivente, voluto dall'arcipretura San Nicola di Bari, voluto dal parroco Don Antonio Mazzà, giunge quest'anno appunto alla seconda edizione. Un momento anche per rivivere la bellezza straordinaria del centro storico, con i tanti vicoli, con le tante botteghe artigianali che sono state, come dire, riaperte, con le tante scene appunto del presepe che consentono al visitatore, alla tanta gente di Mammola rientrata per le festività natalizie, di ripercorrere veramente momenti belli d'altri tempi per una Mammola ancora viva qui nel cuore del centro antico, con i tanti personaggi. Il sommo sacerdote, il sacerdote Caifa, qui rappresentato dal dottore Roberto Barillaro, la capanna qui, quella principale, quella più importante, con la Madonna e San Giuseppe, un momento veramente di grande emozione. Mammola vive il Natale, lo sente,
e questa sera è una prova con questo evento, questa seconda edizione del Presepe Vivente qui a Mammolo, organizzato dal gruppo dei giovani della parrocchia di San Nicola di Bari. È un evento, vive il clima natalizio, Mammola lo sente, la gente partecipe alle varie proposte che vengono fatte e risponde molto bene, entusiasta, e lo sente anche in maniera molto spiritualmente, ecco, lo sente veramente dal profondo dell'animo. Infatti condividiamo insieme quelle che sono le emozioni del Natale. È capitato di parlare con me, anche perché sono qui da meno di 2 mesi, ancora il 4 di gennaio, sono 2 mesi che sono qui, quindi insieme ci stiamo conoscendo anche la spiritualità, ecco, di io, di ciascuno di loro, e loro la mia. Devo dire che sono molto contento della riuscita di questa sera, e mi fa vivere, penso che la stiano vivendo tutti quanti, una bella atmosfera natalizia. Siamo ritornati in studio, amici telespettatori. Abbiamo voluto partire da Mammola perché abbiamo pensato, a livello redazionale, di scegliere 3 aspetti dell'entroterra della Valle del Torbido, un pezzo della piana, e concludere poi con una realtà molto bella, accattivante, questo 60 News, sul presupposto che come redazione giornalistica delle Telemie stanno lavorando e proponendo uno speciale su quel che riguarda il Natale attraverso i servizi di Telemie, ma noi abbiamo voluto estrapolare per questo sabato alcuni aspetti che ci fanno percepire la realtà nei paesi e come gli stessi, in occasione di queste festività natalizie, hanno cercato di mettere in moto le strategie umane possibili per poter vivere nelle loro stesse comunità un Natale, anche se rapportato al tempo nuovo, ci lascia intravedere quella che è stata la realtà e la saggezza del mondo artigiano e contadino. E dalla Valle del Torbido, da Mammola, ci vogliamo trasferire per questo 60 News a Varapodio. Vediamo come le nostre telecamere hanno saputo
captare quelle immagini e porle alla vostra e alla nostra attenzione. Se dalla regia sono pronte, possono partire le immagini. La cittadina di Varapoglio, in provincia di Reggio Calabria, da moltissimi anni è nota per l'arte presepiale del professore Crucitti Rocco e figli, presepisti dal 1955. Difatti, i presepisti Crucitti e la loro associazione culturale realizzano su richiesta presepi e mini presepi tradizionali e meccanizzati, ed anche il loro grande suggestivo presepe artistico tradizionale e storico, che ogni anno si rinnova, con cui attirano durante le festività natalizie moltissimi visitatori che giungono da diverse località, sia dalla Calabria che dalla Sicilia. Le loro opere presepiali sono molto apprezzate per la loro valenza spirituale, cristiana, catechetica, artistica, didattica e socioculturale. Ogni anno suscita interesse sia attraverso le emittenti telefoniche che attraverso la stampa. Anche quest'anno l'ideazione e la realizzazione di quest'opera d'arte sacra l'ha realizzata l'artista Nicola Rocco Crucitti insieme ai suoi fratelli, in particolare Carmelo, il tutto ben coordinato dal loro padre. Inaugurato il 16 dicembre, è rimasto attivo fino a ieri. I visitatori hanno potuto così ammirare non solo la ricostruzione storica dei luoghi e dei personaggi, lo scenario suggestivo della natività, il paesaggio, anche un accostamento fedele con gli antichi mestieri al tempo di Gesù. Grazie infatti alla meccanizzazione e agli effetti speciali è stato possibile vedere in opera gli artigiani nelle loro botteghe, i calzolai, i maniscalchi, il frantoio, donne e bambini con le anfore che attingono l'acqua dalle fontane. E ancora la nebbia, la nevicata, i fiocchi di neve che scendono dal cielo e il paesaggio innevato che fa da sfondo al mistero della natività. Diverse anche le scuole di ogni ordine e grado che si sono recate in visita al presepe Crucitti. Siamo rientrati in studio, abbiamo posto prima Mammola, poi Varapoglio. Ma perché? Per dire che in tutte le realtà calabresi il Natale è sempre quella festa che accomuna, anche se non è il Natale d'altri tempi. La ciaramella non suona più, le vie non vengono rischiarate dalla lanterna, la messa di mattina all'alba non si celebra in quasi tutti i paesi della nostra regione. Qualcuno direbbe: mutati i tempi, cambiano anche le usanze. Dicevamo, parlando del Natale, in una puntata speciale sulla poesia dialettale e il Natale, un passo di Vito Teti, l'antropologo, che dice: ormai il Natale sono viaggi, le grandi abbuffate. Non è più il Natale che univa le famiglie per vivere la festività insieme, ben inteso, tranne pochi casi. Oggi si parla di luminarie, di corsi posti all'attenzione del visitatore sotto diverse sfaccettature. I paesi rifiaraschi la fanno da padrona, anche se in alcune entità interne vive il Natale la comunità con una grande fede, il Natale di Grotteria, che ha richiesto un lavoro molto impegnativo in quelle vie, in quei vicoli che a malapena passa una persona. La luce fioca, riaffiora, illumina e fa percepire al visitatore immagini di un tempo passato. Gioiosa e le varie manifestazioni. L'albero di Natale a Rocella, dalle migliaia di lampade, che lascia intendere come il Natale può essere visto
in termini nuovi, con atteggiamenti vecchi, ma che vivono il presente con una visione diversa, ma piacevole. Locri e le piste di ghiaccio, Caulonia e le altre manifestazioni di contorno, Gerace che illumina le vie del borgo, ecco, entità diverse, ma il Natale è sempre attraverso il presepe. E noi abbiamo voluto vedere alcuni presepi, il presepe di Santa Maria, frazione di Gioiosa, che è una strategia di immagine e di movimenti che ogni anno che passa si arricchisce sempre di più e richiede tanto tempo, anche se i visitatori vengono sempre meno, perché presi da una frenesia di tante realtà natalizie. Il Natale è anche caratterizzato dai cibi che l'hanno caratterizzato nel tempo. Dicevamo, i poeti, gli scrittori l'hanno descritto sotto tante sfaccettature. Abbiamo parlato del Natale con la poesia di Franco Blefari, il Natale attraverso gli scrittori più significativi del nostro tempo, il Natale attraverso la voce dei poeti più significativi che la poesia popolare calabrese ha saputo esprimere. Tante sfaccettature, tante diversità, però tanti buoni momenti per rivedere, ritornare al ritroso del tempo, per pensare da dove veniamo e come possiamo vivere questa nuova entità, per saperci proporre per nuovi e più forti fermenti per il futuro. Dicevamo anche Rochelle, e faremmo un grande torto se non pensassimo al Festival Jazz natalizio, quel coro Composition of Fries, questo gruppo dinamico, energico, che è formato da 35 elementi, compresi musicisti, che è stato creato da Cromswell nel 2013, che ha riunito alcuni dei migliori elementi dell'area metropolitana di Washington, tramutando rapidamente in un simbolo d'eccellenza che rappresentano i maggiori esponenti del genere connaturato alla tradizione afroamericana, grazie al suo sound poderoso ed unico. Ha base a Washington ed è una preziosa connessione con la Calabria. Questo Composition of a Prize, che attinge agli stili più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, musica africana tradizionale e la qualità musicale, ma soprattutto la profonda spiritualità che è tipica dei cori gospel e lo hanno fatto diventare una complessità tra i più amati della scena attuale. E allora, attraverso queste sfumature, questi canti di natura afro ispanica, tramutata in questa visione, con questa composizione, gli elementi che lo compongono hanno saputo esprimere in quella realtà rocellese un momento di grande riflessione e di grande musicalità. Noi abbiamo scelto tra i cori, tra i tanti cori che si sono esibiti in Calabria, quello che noi pensiamo sia la massima espressione del Natale, questo Composition of Praise, dove il maestro Samuel Eddie Croswell ha posto un vasto programma nell'Auditorium Unità d'Italia, questo Unitorium rocellese che era gremito fino all'inverosimile e gli applausi non si sono fatti attendere. Si trattava sì di un pubblico di specialisti, ma tanta gente ha voluto concorrere, capire, immedesimarsi in questi canti che trabucano e trasportano in un unico afflato la musica, sono un tutt'uno, pur non conoscendo, uno è colpito dalle parole, anche se non riesce ad interpretare in maniera perfetta l'esatta dimensione,
però la musica accomuna e diventa un tutt'uno tra coloro i quali cantano e quelli che ascoltano, e l'espressione massima si è potuta raggiungere lì nell'auditorium Roccellese attraverso questa esperienza del festival invernale che hanno voluto porre gli organizzatori del Roccella Festival. È un'esperienza molto bella, unica, che ha visto protagonista sì coloro i quali cantavano e suonavano, ma anche la stessa gente che ha voluto gremire la platea della realtà roccellese. L'auditorium ha saputo poi essere un elemento in più, in quanto l'acustica consentiva di percepire anche le sfumature dei canti e dei suoni. Se dalle regie sono pronti, vi facciamo ascoltare anche questo pezzo di questa realtà invernale voluta dal Festival Jazz Roccellese. In tantissimi all'Auditorium Unità d'Italia ad assistere al sensazionale spettacolo gospel tenutosi nella serata di ieri a Roccella Ionica, concerto di Capodanno inserito nell'ambito del Roccella Jazz Festival e trasmesso in diretta TV da Telemia. A deliziare gli ospiti che hanno assistito allo spettacolo il coro Composition of Praise, giunto direttamente da Washington e portato in Italia dalla promoter americana ma di origini roccellesi, Ida Arcorace. Mescolando stili diversi come gospel, spirituals, blues e musica africana tradizionale, i presenti hanno assistito allo strepitoso talento dei componenti del coro. Quando si sale sul palco non si canta solamente, ma si regala qualcosa agli spettatori, qualcosa in cui si crede fermamente. Queste le parole del maestro Eddie Samuel Cromwell, creatore del gruppo che è diventato un simbolo d'eccellenza, tra i maggiori esponenti del genere connaturato alla tradizione afroamericana, grazie al sound poderoso e unico. Il pubblico deve rendersi conto del trasporto reale di chi canta, dettato anche dal ritmo del corpo, così aveva continuato il direttore e così è stato ieri a Roccella, vista la grande partecipazione da parte della gente che durante il concerto si è più volte alzata in piedi tenendo con le mani il caloroso ritmo che questo insieme di voci elargiva ai presenti. Quella di ieri è stata l'ultima tappa di un programma che ha riscosso enorme successo, anche nel nostro territorio, data la possibilità di assistere a un complesso tra i più amati della scena attuale. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, oh, when he was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Washed my sins away. Oh, happy day. Yeah!
Siamo ritornati in studio, amici telespettatori. Vi abbiamo voluto far vedere tre spezzoni che costruiscono o che fanno parte dello speciale sulle festività natalizie che Telemia proporrà in prima serata, con un intento ben preciso, per dire che anche da noi le cose, quando si vuole, si fanno e si fanno bene. Tre momenti diversi: un paese della Piana, un'entità della Valle del Torbido, la realtà del Festival Jazz Invernale. Ma quante sfaccettature, quante belle iniziative che noi vorremmo che rivedessero ogni anno in maniera diversa, ma che caratterizzassero non soltanto una festività specifica come quella del Natale, ma altri momenti per vivere il nostro presente, rilanciare e proporre agli altri il nostro territorio, veicolare messaggi che attirano e che fanno delle nostre comunità un esempio da imitare. Questo è il nostro intento, anche attraverso il Natale, fare turismo, attraverso queste manifestazioni accomunare la gente, far sì che tutti possano partecipare e vivere insieme alle comunità locali momenti di viva crescita. Tre momenti, dicevamo, insieme ad altre costituiranno uno speciale che vi faremo vedere. Avete l'opportunità di capire l'impegno delle maestranze, dei tecnici, dei giornalisti che tutti insieme vogliono concorrere a creare una entità come quella nostra, una televisione di provincia che cerca di veicolare messaggi per farla crescere ogni giorno che passa sempre di più, cercare di affrontare i problemi. Il Natale ci ha consentito, lavorando insieme, di concorrere, creare nuove strategie per una crescita alquanto diversificata, ma coerente con i principi che ci siamo posti in tempi passati. Con questi tetti ci congeriamo da voi. Pensiamo che abbiate trascorso le feste natalizie nel migliore dei modi. Verrà l'Epifania stanotte e quelle feste che la stessa Epifania porterà via possono invece raddolcire i nostri pensieri, smussare le nostre visioni spigolose, ci concorrere a quello che è il miglioramento della qualità della vita e dare una giusta dimensione alle nostre realtà positive. Con questo intento ci congediamo da voi, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e la buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Soldà.
Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.